Allora, amici di Calcio Pazzo, prima ho fatto chiaramente la live, ero molto agitato e chiaramente non è stato un punto serio sulla gara, è stato molto emotivo. Alcune cose le confermo, perché voglio dire, tacci tua, alcune cose le confermo perché comunque, cioè il VAR a che cazzo serve? È inutile perché se tu non lo vai a vedere il fallo, è una mafia, veramente una mafia, cioè non, è uno scandalo, è come se non ci fosse, è la stessa cosa, cioè non cambia niente rispetto allo scorso anno dove ci hanno zottato la finale con tutti quegli episodi che ci sono stati contro il Liverpool. Non cambia niente perché se tu c'hai uno strumento e non lo usi, mi viene da pensare che comunque ci avete fatto un mezzo biscotto. Ma a parte questo, dobbiamo dire una cosa importante: la Roma ha giocato soltanto nei supplementari e infatti quando si è messa a giocare ha creato le migliori occasioni con Dzeko, che questa sera, voglio dire, c'aveva le polveri bagnate, si è mangiato due gol da dentro la porta e sicuramente ce l'ha sulla coscienza la qualificazione, assolutamente, come ce l'ha sulla coscienza Manolas, che dopo quant'era una ventina di minuti fa quella cappellata e si fa ruba a palla e loro ci purgano sulla ripartenza. Essendo i giocatori migliori che ci abbiamo, io lo reputo come un tradimento, cioè non tradimento che l'hanno fatto apposta, però sicuramente sono rimasto deluso perché comunque dai giocatori migliori che ho io mi aspetto la zampata per risolvere la partita, no la zampata per affossate. Ma comunque, a parte questo, la Roma complessivamente secondo me non si è meritata la qualificazione perché ha fatto una partita assolutamente rinunciataria. Non riusciamo a fare tre passaggi di fila. Ci abbiamo un centrocampo che è ridicolo, ridicolo, con Zonzi che è proprio l'emblema, la ciliegina sulla torta della ridicolaggine. E giocatore assolutamente strapagato, non sa difendere, non sa impostare. Non sa concludere a rete, sui calci d'angoli è nullo, per cui questo è un altro bel regalo del signor Monchi, che insieme a Pastore ci ha confezionato questi due pacchi clamorosi. E anche fossimo passati questa sera, comunque la Roma non ha i mezzi per poter partecipare a una competizione così importante dove serve qualità e la Roma ne ha veramente, veramente poca. Per cui l'eliminazione non fa una piega. E dispiace, ecco, dispiace che sia maturata in queste circostanze dove comunque, ripeto, secondo me il rigore su Schick era solare e dove comunque sei uscito per delle cappellate mostruose fatte in difesa e del tuo attaccante migliore. E pazienza. Adesso vediamo se ci saranno le tanto attese da buona parte di Roma dimissioni di Eusebio Di Francesco. Io ancora non lo so perché sto guidando e poi niente, semmai ci aggiorniamo domani mattina con un video in caso dobbiamo commentare queste dimissioni.